Eccoci, benvenuti sul canale. Volevo fare una piccola considerazione riguardo gli adottati come me, le persone adottate. È già un po' che ci penso e così volevo esprimere un attimino, non so se sia una gioia o comunque un dolore, ma sicuramente qualcosa che è stato all'inizio di ognuno di noi, che non sono stati riconosciuti alla nascita, sono stati comunque abbandonati, che la loro madre che li ha partoriti e il loro padre che li ha generati ha deciso di non prendersi cura di noi. Questa è stata un'occasione nella nostra vita, di ognuno di noi, di in primis è stata l'occasione di vita, perché comunque queste persone nel bene o nel male hanno scelto di partorire, di portare a termine la gravidanza e quindi partorire e quindi metterci al mondo. E questa è già una cosa positiva, nel senso è un ringraziamento che bisogna fare a queste persone. Poi magari sono rimaste incinte per svariati motivi, sappiamo benissimo che possono essere anche inconsapevoli del fatto che noi ci siamo al mondo, perché sono stati magari vittime loro di altre persone che avevano interesse alla nostra figura, alla figura del bambino, e quindi ci hanno fatto sparire, hanno inventato una storia alle madri. Questo è ancora più abominevole, il fatto che una madre partorisca e creda che suo figlio sia morto, gli facciano credere che suo figlio sia morto perché deve essere venduto. E purtroppo è esistito anche questo, cioè sono esistite tante situazioni, però di fatto guardiamola dal punto di vista nostro, di bambini, abbiamo avuto a quel punto, dopo la fortuna di essere stati messi al mondo, l'occasione di poter intraprendere diverse strade, da quella di rimanere nell'orfanotrofio e quindi crescere nell'orfanotrofio in situazioni più o meno agevoli, in situazioni più o meno tranquille, oppure nell'immediato, come nel mio caso, essere affidati a una famiglia e anche in quella situazione la possibilità di essere affidati a una qualsiasi tipo di famiglia. Cioè potevi essere affidato a una famiglia normale, come una famiglia molto più agiata, e quindi la nostra è stata un'occasione, nel senso una messa sul mercato che ha dato poi un futuro diverso a ognuno di noi, nel senso che poteva avere di fronte una vita diversa da quella che era la famiglia che l'aveva generato, perché ci sono anche situazioni agiate dove famiglie di un certo livello hanno avuto la figlia incinta per sbagliati motivi e queste persone hanno dovuto partorire, abbandonare il figlio, e anche in questo caso, per esempio, il figlio non ha potuto più vivere in quel tipo di contesto, magari in un contesto inferiore, magari finire in un orfanotrofio e vivere una vita più sacrificata, più di sofferenza rispetto a quella da cui potevano arrivare la madre. Quindi queste sono tutte le occasioni che noi bambini non riconosciuti alla nascita, comunque lasciati in adozione o comunque non portati avanti, non cresciuti dalla madre che ci ha generato, ci ha fatto vivere. E io ripeto, non finirò di ringraziare chi mi ha partorito, perché non mi ha partorito, non mi ha abortito e quindi m'ha comunque generato e messo al mondo. Non conosco la sua storia, perché comunque faccio parte di quelle persone e mia madre biologica ha rifiutato comunque di rinunciare all'anonimato, e vabbè, questo è un discorso diverso, avrà le sue motivazioni, però voglio dire, comunque, quindi non so se arrivavo da meglio o da peggio, cioè capisci,
dire che sono andato in meglio o in peggio non lo so, sono andato, sono felice, sono contento, e ringrazio chi mi ha cresciuto. È chiaro che posso dire, se mi avesse cresciuto la regina del Belgio, cioè, adesso sarei un principe, cioè, capisci? Però secondo me, avendomi cresciuto con dei principi, sono ben contento, perché molto spesso sono meglio i principi, perché tante persone che hanno, dispongono, poi alla fine hanno meno valori magari di gente normale. Per cui io sono contento che mi abbiano... E poi vabbè, tutto quello che è stato dopo ha portato a conoscere la mia compagna, la mia seconda moglie, che poi è stato, per cui la mia strada ha avuto, diciamo, un percorso fino ad arrivare a lei, incanalato probabilmente per arrivare a lei, e quindi sono strafelice, contento, nel senso, non posso lamentarmi e non posso dire diversamente. È chiaro, tutto il resto non lo conosco di quello che sarebbe potuto essere, però vabbè, io sono contento per quello che è stato il mio trascorso. Sono meno contento di essere comunque considerato ancora un bambino, un minore, gestito da un tribunale dei minori. Lasciamo perdere i commenti di quello, soprattutto di Milano. Bippiamo tutto. E però vorrei un attimino anch'io conoscere quello che è stata le mie origini, le mie radici, il mio inizio, la storia dall'inizio, per poter completare, diciamo, il percorso della mia vita. Vabbè. Però ripeto, ecco, volevo soffermarmi su questa cosa, sul bivio, sull'occasione che il